Oggi, bellissimo giro, abbiamo fatto le Bocchette di Valmassa e la Cima Blaze di Sommalbosco, 2638 metri. Un giro che, come si dice dalle mie parti, cash or chat, che significa di grande interesse culturale e storico. Perché è vero? Bocchette di Valmassa? Confermo. Insomma, è uno spettacolo unico. Attenzione, non ci siamo limitati appunto alle bocchette che abbiamo attraversato tutte, ma poi siamo saliti sulla Cima Blaze appunto di Sommalbosco, nella quale consigliamo di seguire il crinale. E non fare le varianti come abbiamo fatto noi. Ecco, noi abbiamo fatto delle varianti a sentimento, belle, ci siamo emozionati molto, però ve le sconsigliamo, state sereni sul vostro crinale, fate prima l'anticima, dopo la Cima di Blaze di Sommalbosco, la discesa bellissima in relax, costeggiando tantissime trincee, non solo, poco prima della Malga, non ricordo il nome, lo ricordi? Presigal. Malga Presigal, a dopo taglio. Poco prima della Malga Presigal abbiamo fatto anche queste bellissime gallerie scavate. Pensate che lavoro pazzesco che si sono fatti questi ragazzi, 15-18. Insomma, guardatevi il video, qui con me oggi, con noi, tra di noi, è l'immancabile, anzi, purtroppo qualche volta manca, ma quando c'è ne facciamo gran tesoro, infatti giro elaborato da lui, Ovidio, alpinista esperto del 1975, Andrea Nicoletta. Ciao! È finita la grande guerra da 5 mesi o forse più. Ecco i vivi alla loro terra, resta il fatto, non torni tu mai. Io ho qualcuno da aspettare, voi dite che non tornerà, tornerà. Perché ha braccia grandi, gambe forti e su quelle tornerà. Questa era una seconda linea, nel senso che... Tace il vento sulla pianura, bentornata normalità. Fischia il treno e non fa più paura, attraversa la mia città e io ti conosco, non lo prenderai, ci scommetterei. Tornerai con le tue gambe, gambe forti, su quelle tornerai. Che questo valluna fosse pieno di neve, completamente neve e ghiaccio, e se cedeva la prima linea, che è quella di destra, non ci sarebbe stato più niente che poteva bloccare eventuali attacchi, per cui l'unico punto in cui sorgevano delle rocce è stata costruita la... Ma sparare da qui là ci arrivavano. Sì. Queste fortificazioni sono impressionanti, pensare alla fatica che è stata fatta per costruirle è veramente incredibile. Abbiamo fatto tutto il giro intorno, ora prendiamo invece questo sentiero che ci porterà sulla Cima Blaze di Sommalbosco. Eccolo qua, a dopo. Io ho tessuto mani contadine, ma da grande mi ringrazierai, che poi serviranno quando tornerai.
se c'è bisogno di braccia grandi, gambe forti, su quelle tornerai. C'è uno zoppo nel mio cortile, che ci fai forestiero qua? Gambe snelle, vita più sottile, sei tornato che sei la metà, ma dai. Guarda. Se vieni e di qua adesso si fa la fatica. Ah, questi corno tra signori e caione. Non si riesce. Chi l'avrebbe detto mai? Dimmi come stai. Ti ho portato scarpe americane, quasi nuove, sono scarpe da tip tap. Sentiero di discesa, ventoso ma decisamente bello e agevole. Ho portato scarpe americane, quasi nuove, sono scarpe da